Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Cari amici, visto che siamo nel periodo dell'Epifania, parliamo della stella cometa. Spesso si afferma che questa stella, di cui parla San Matteo, precisamente al capitolo 2, sia da ritenere un fenomeno naturale, e per questo si vanno a scomodare possibili congiunzioni astrali. Insomma, si cerca una spiegazione naturale, come se Dio non avesse potuto, per quell'occasione così straordinaria, produrre un fenomeno che fosse altrettanto straordinario. Infatti, se Dio si è fatto uomo, tutto diviene possibile. San Tommaso d'Aquino parla della stella nella sua summa e fa riferimento tanto alla potenza di Dio quanto alla natura prodigiosa dell'astro. Nella prima parte, precisamente alla questione 25 articolo 8, San Tommaso ricorda che Dio è infinito, può tutto e quindi può anche fermare il sole. D'altronde il Salmo 146 recita chiaramente, dice: egli, cioè Dio, conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome. Nella parte terza della Summa, precisamente alla questione 36, San Tommaso prende in esame la convenienza che Gesù fosse annunciato e manifestato al mondo attraverso segni prodigiosi, quali l'apparizione degli angeli ai pastori e la comparsa della stella, che, stando allo stupore di Erode e di tutta Gerusalemme, doveva essere apparsa soltanto ai magi e soltanto in Oriente. Sempre nella parte terza della Summa, questa volta la questione 36 articolo 7, San Tommaso afferma l'eccezionalità della natura dell'astro e la sua non classificabilità tra le stelle create, ed indica, facendosi aiutare da San Giovanni Crisostomo, ben 5 motivi al riguardo. Il primo motivo: nessun'altra stella segue quella stessa direzione. Quella infatti andava da nord a sud, e questa la posizione della Giudea nei confronti della Persia, da cui provenivano i magi. Secondo motivo: ciò è evidente dal tempo dell'apparizione, poiché non appariva soltanto di notte la stella, ma in pieno giorno, il che non succede alle stelle e neppure alla luna. Poi San Tommaso indica un terzo motivo, perché a momenti spariva. Quando infatti i magi entrarono a Gerusalemme, la stella sparì e riapparve quando essi si allontanarono da Erode. Il quarto motivo, perché non aveva un movimento continuo, ma si muoveva quando i magi dovevano camminare e quando invece dovevano fermarsi si fermava, proprio come avveniva della colonna di nubi nel deserto. Quinto motivo, perché indicò il parto della Vergine, non stando in alto, ma scendendo in basso. Infatti nel Vangelo si legge che la stella, vista da essi in Oriente, li precedeva, finché, giunta sul luogo dove era il fanciullo, si fermò. Da ciò risulta, continua San Tommaso, che le parole dei magi, vedemmo la sua stella in Oriente, non vanno intese nel senso che dall'Oriente avessero visto la stella che si trovava in Giudea, ma che la videro in Oriente e che li accompagnò fino alla Giudea. E per concludere, cari amici, va detto che anche Sant'Agostino tratta dell'argomento della stella, e lo fa precisamente nel suo Contra Faustum, al libro secondo, capitolo 5. E qui Sant'Agostino scrive, non era una di quelle stelle che dall'inizio della creazione seguono il loro corso secondo la legge del Creatore, ma con il nuovo parto della Vergine apparve una nuova stella. Ora, noi dobbiamo tenere presente, cari amici, che a Dio tutto è possibile. Quando avvenne l'Annunciazione e giustamente la Madonna chiese all'angelo come fosse possibile, visto che non aveva conosciuto uomo, ebbene l'angelo, facendo riferimento a Elisabetta, che ormai, cugina della Madonna, che ormai era al sesto mese di gravidanza, pur essendo di fatto sterile, ebbene l'angelo aggiunse dicendo: a Dio tutto è possibile. Quindi noi dobbiamo fare questo ragionamento: se Dio si è incarnato e si è incarnato, tutto diviene possibile.
diviene possibile. Bene, cari amici, terminiamo qui e ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.